Prepariamo oggi dei dolcetti tipici della Sicilia, che si chiamano appunto dolci di mandorla. La ricetta me l'ha passata la mia amica Valentina del canale Achemitica, che vi lascio qui, il suo canale, così potete andare a visitarlo, è fantastico, troverete un sacco di ricette. Io mi permetto di fare una mia variante, ma farò anche la versione originale, quindi ci sarà un po' di colore in più. Ci servirà una boule per lavorare il tutto, lavoreremo tutto con le mani. 300 g di mandorle macinate abbastanza finemente, mandorle fresche, mi raccomando, e se potete un prodotto di qualità. 200 g di zucchero semolato, la scorza di un limone, in questo caso a volte si usano gli aromi, io ho preferito usare direttamente il limone perché ce l'avevo fresco e biologico. Poi ci serviranno due albumi che ho già messo qui in questa tazzina. Per decorazione delle ciliegie candite rosse, io le ho scelte rosse, ma tradizionalmente sono rosse o verdi, delle mandorle, zucchero a velo e cacao amaro. Questa è la mia variante e poi vedete come risolveremo la cosa. Iniziamo. Iniziamo mescolando i nostri ingredienti con una forchetta. Ha veramente un buon profumo già da adesso. Aggiungiamo quindi i nostri albumi. Lavoriamo. Poi dovremo usare le mani, eh? Questo dolce somiglia tantissimo agli amaretti sardi, ma ha un po', una leggera variante nell'utilizzo degli albumi. In questo caso io non ho utilizzato la mandorla amara perché non ce l'avevo disponibile, ma ho preferito, andare solo sul limone. Lavoriamo così fino a ottenere un panetto omogeneo. Dopo qualche minuto, questo è il risultato che otterremo. Come vedete, è un panetto appiccicoso. Adesso andremo a formare delle palline, di circa 3 cm di diametro e quindi, le lavoreremo passandole nello zucchero a velo o nel cacao amaro. In due recipienti separati andremo a mettere dello zucchero a velo e della polvere di cacao. Quindi formiamo le nostre palline e le metteremo alternativamente alcune nello zucchero a velo e alcune nella polvere di cacao, quindi in una teglia foderata con carta forno pronte per andare in cottura. Una volta formato tutte le nostre palline con il nostro impasto, andiamo a tuffarle alternativamente alcune nello zucchero a velo e alcune nella polvere di cacao. Ve ne faccio vedere alcune. Facciamo questa al cacao. E quindi aggiungiamo la nostra ciliegia. Il dolce deve un po' spaccare, vedete? E continuiamo così. Quel che abbiamo ottenuto è questo dolcetto che adesso andremo a mettere in forno a 170 gradi per circa 15-20 minuti. Forno statico. Inforniamo. Fatti cuocere per 18 minuti esatti. Guardate qua, questo è il risultato. Sono carini anche questi neri, eh? Non me ne vogliono gli amici siciliani, io ho voluto provare una variante, ma la loro versione tradizionale non si batte, è assolutamente più bella. Vedremo anche il sapore, se sarà all'altezza. Ragazzi, non mi resta che lasciarli raffreddare, quindi metterli su un vassoio e assaggiarli. Ci vediamo fra un po'. Ragazzi, non rimane che assaggiarli. Proviamone uno. Oh mio Dio.
Vale, hai ragione. Sono davvero buoni, dovete assolutamente provarli. Ciao, alla prossima.